porta la tua attività sulla più grande web TV della provincia di Pavia. 500.000 di persone hanno guardato Jab TV nell'ultimo anno. In poche settimane potrai raggiungere un pubblico molto ampio in modo creativo ed originale. La tua pubblicità comparirà su migliaia di computer, smartphone, tablet e smart TV a prezzi mai visti. Scrivi ora senza impegno a spot@jabtv.it o chiama il numero 320 22 45 117. Secondo un'inchiesta del Corriere della Sera, le donne, dopo aver partorito, fanno di tutto per rientrare il prima possibile al lavoro. Il motivo? Restare a lungo lontano dall'ufficio rende più difficile il rientro, soprattutto in tempi di crisi, con la paura di trovare assetti organizzativi e aziendali differenti. I bambini vengono lasciati all'asilo nido o alla babysitter. Cosa ne pensa? Se lei fosse mamma, farebbe la stessa cosa? Sì, perché tanto non è che abbiamo molta scelta. Come mai? Perché comunque devi rientrare, perché devi mantenere il posto di lavoro. Quindi addirittura al punto da dover rinunciare alla maternità e ai propri diritti, no? Purtroppo sì. Spero che vengano fatti asili o comunque agevolazioni a noi donne. Ci sono delle agevolazioni da parte dello Stato per pagare gli asili e le babysitter, e tra l'altro ci sono molte persone che già li stanno sfruttando, queste agevolazioni. Non ne sono a conoscenza, o almeno non ero 15 anni fa. Le chiedo anche questo, cosa ne pensa dei congedi paterni? È giusto invece che i neopapà vengano retribuiti o ricevano i contributi previdenziali pur non andando a lavorare? Sì, per me sì. Quindi lei è per la parità? Sì, in assoluto sì. Chi dei due genitori però è più giusto che rimanga a casa, la mamma o il papà? Chi dei due se lo sente? Sinceramente sì, non c'è una mamma o il papà. Se lo sento più il papà di rimanere a casa e la mamma andare a lavorare, per me è giusto così. Farei anch'io la stessa cosa, sicuramente. Come mai? È perché la penso come le mamme che mi hai detto, perché bisogna pensare in questa maniera, bisogna ritornare a lavorare subito, come tu mi hai detto, giusto? Sì. Ecco, va bene, io la penso come le mamme. Cosa ne pensa invece dei congedi paterni? Addirittura ci sono i papà che vengono retribuiti e coperti da contributi previdenziali pur non andando a lavorare, se sono diventati papà da poco. Ma se fanno papà bene è giusto che glieli diano, o no? Quindi è favorevole anche a questo? Certo, sono favorevole anche a questo. Sì, farei la stessa cosa, anche perché è molto importante poter seguire la propria famiglia e bambini, sicuramente. Quindi tornerebbe subito al lavoro? Io sì. Quindi lei dice seguire la propria famiglia e bambini comunque può andare di pari passo con il tornare subito al lavoro? Esatto, basta organizzarsi, funziona tutto. Secondo lei è sbagliato il fatto di lasciare i bambini comunque senza una presenza genitoriale costante e quotidiana per i primi mesi di vita? No, anche perché tu i tempi te li ritagli con i tuoi bambini, e quindi penso che quei pochi momenti, i momenti necessari che ci sono, tu li puoi gestire bene, penso. Cosa ne pensa invece dei congedi paterni? È giusto che un neopapà venga retribuito, addirittura riceva anche dei contributi previdenziali senza che vada al lavoro? Certo, abbiamo voluto la parità. Anche in questo senso. E anche in questo caso ci vuole parità. Esatto.